Allora, questi sono i lavoratori della comunità montana Irno, che sono da 17 mesi senza mensilità, purtroppo. E c'è sta, non sappiamo il nodo come dobbiamo scioglierlo, perché la comunità, la regione Campania sostiene che non ci sono soldi, patto di stabilità, fondi bloccati, però purtroppo questi lavorano senza stipendio. Noi chiediamo, siamo qua sotto la prefettura, perché la nostra storia, la storia dei lavoratori è iniziata dalla prefettura, che chiediamo quando prima che vengano sbloccate qualche risorsa per questa comunità, mentre per gli altri qualcosa si è mosso e hanno ottenuto qualcosa, per loro purtroppo niente, cioè non c'è stato uno sblocco di niente. Un po' la causa è anche della stessa comunità montana, che non ha progettato bene per quanto doveva progettare. I lavoratori sono esausti, non ce la fanno più. Io chiedo a tutti quanti, anche se creo un disagio, di capirlo, perché stare un mese senza stipendio è una cosa, ma per 17 mensilità, con mutui, con macchine che loro non riescono a prendere, che non riescono a pagare, assicurazioni e quant'altro, e con l'avvio della scuola che c'è stata, molti figli di questi lavoratori purtroppo... Ma chi ti ha fatto un'intervista?